Sono live, eh? Sono live, ragazzi. Tanto per cambiare, ormai ci avete fatto l'abitudine. Allora, oggi c'è come ospite Veronica Sorace. Oggi vi faccio vedere tante belle cose, in sfondo. Vediamo se Veronica arrivo. Mi allontano un attimo perché grande Luca Valotto, lo saluto, numero uno. Vediamo se Veronica si collega. Nel frattempo io al solito andrò a braccio. Vediamo un po'. Oggi continuiamo la rubrica fiscalità internazionale e business online. Però non è fake, eh? È tutto vero. Quindi mentre io parlo e aspetto che arrivi Veronica, vi lascio, piuttosto che guardare la mia bella faccia, che comunque non mi reputo un brutto ragazzo, è tanta roba. Oh, che meraviglia! Ce l'abbiamo fatta, erano anni che cercavo di avere Veronica ospite. Intanto piacere di averti qui, mi senti, mi vedi serenamente? Benissimo, tu mi senti? Ciao Luca, ciao a tutti! Sei splendida! Anzi, metterò anche, guarda... No. Disturbo che forse come si mette? Io cerco di sistemare in qualche modo la telecamera. Ho finito l'ultima call 7 secondi fa, sono in ritardo di un quarto d'ora e mi scuso, ma tanto prendiamo tempo. Intanto, come stai? Bene, tu guarda che meraviglia! E quella vi faccio vedere piuttosto che guardare la mia faccia. Allora, sono a Leblon, al centro del mondo, perché secondo me è il centro del mondo, si tratta, al centro di Rio de Janeiro. Ecco, vedi, così si vede abbastanza bene, credo. Ecco qua. E sono praticamente in un appartamento, mo faccio il boomer. Dai, fai il tour della casa. Il tour della casa no, perché evito di fare vedere i cazzi miei. Però diciamo che non sono ancora... Fai l'influencer, no? No, non sono ancora così tanto youtuber, nonostante tu devi sapere, io sono partito a... Tanto oggi parliamo di business online, di cose un po' più leggere e poi con calma arriviamo alla fiscalità. Io sono partito a lavorare online 12 anni fa, sono 20 anni che mi occupo di diritto tributario nazionale e internazionale, tra l'altro questo lo dico a chi si affida agli idioti, ma sono 12 anni che poi mi sono messo a lavorare online. Cioè, io, il mio primo progetto si chiamava Fisco sul web e io sono stato il primo... mi senti? Perché mi allontano. Tanto, ti sento. Sono stato il primo a partire in Italia, ma secondo te devo usare un microfono, forse è meglio? Vabbè, se ce l'hai volentieri, però ti si sente. Ci ce sentite? Lo collego un attimo, vediamo se cambia qualcosa. Con questo accorgimento è sempre la stessa? No, va bene. Ecco, è abbastanza stabile. Adesso ho collegato il microfono da cellulare. Quindi ti dicevo, sono partito con questo progetto online 12 anni fa, che era rivolto poi alla fiscalità italiana, si chiamava Fisco sul web. E poi sono passato a quella internazionale, ma sono 12 anni che sono sul web e ho sviluppato, diciamo, una certa conoscenza del mezzo online, ma adesso abbiamo parlato anche quando ci siamo visti in settimana bianca, io e Veronica andiamo a sciare, ma diciamo che ve lo precisiamo, Veronica è sposata, ha un marito che io saluto. Esatto, che è in live, è di là che ascolta. Che è un mito, adesso io da qua non leggo i messaggi, se lo vogliamo aggiungere ovviamente lo aggiungiamo, che è un mito che saluto, Andrea. Ma dove sta? Tanto non state lavorando, perché sono le 20 di Amsterdam. No, sono le 20, no, è di là, c'è nato. Ho anche chiesto, tra l'altro, anche a mia sorella prima di partecipare da Zurigo. Eccolo, guarda il ruggio, grande, è arrivato grande, il marito. Luco, che mito, il maritino. Allora, ora ti si aggiunge a sorpresa. Vai, se lo vogliamo coinvolgere, gli facciamo una carambata, gli viene un infarto. Non so quanto è abituato alle dirette sul web. Allora, intanto voi vedete. Dimmi. Una cosa importante, se tu 12 anni fa avessi iniziato subito agli arbori Instagram, oggi saresti... Ciao! Io ho iniziato Instagram a marzo 2020, in realtà, in piena pandemia, perché vedi, poi parliamo anche di come si evolve il business online. Cioè, all'epoca, quando io ero un ragazzo,
bastava il blog, no? Non c'era nessuno che aveva il blog, l'utilizzo che si faceva di internet era comunque un utilizzo assolutamente, diciamo, superficiale, nuovo, nessuno lo conosceva ancora. Tant'è che appunto io con questo progetto dopo 2 settimane, 1 mese già monetizzavo. Però diciamo che poi per motivi personali, eccetera, eccetera, anche di interesse, mi sono spostato un attimino e mi sono spostato sulla fiscalità internazionale per lo stile di vita che ho, per l'interesse che ho per il diritto tributario, per l'esperienza, eccetera, eccetera. Però all'epoca appunto col blog, no, 2 articoli, un po' di SEO e le cose sono fatte e subito monetizzati. Poi sono cambiate le cose, Instagram, quando è che ha preso piede? Io sono partito 2 anni fa su Instagram. Non mi ricordo da quanti anni c'è, già 7-8 No, anni no, anche 10 anni. Instagram. Ah, già 10 anni, 10 anni, sì. già sono così Però, vecchio. ciao Giulia, ciao a tutti. Però che si inizia ad utilizzare in modo professionale, quindi anche chi ha un business lo usa in modo professionale, forse sarà 3 anni, 2 anni, ecco, che è Ok. scoppiato. È cresciuto tanto. Io comunque ho iniziato a marzo 2020, quindi sono 2 anni che sono su Instagram fondamentalmente, e obiettivamente è un ottimo canale di acquisizione clienti. Io utilizzo in particolare Instagram e YouTube, con cui mi trovo piuttosto bene. Qui sono passato dal testo scritto al video, ma è cambiata la modalità di fruizione dei contenuti proprio dall'utente. L'utente si è rotto i coglioni di leggersi l'articolo e quindi preferisce piuttosto che il podcast. Che anche, diciamo, Eh mi sì, ma dedico per anche a questo, quello. ma proprio per questo motivo bisogna far cogliere, cioè cogliere l'attenzione della persona che arriva sul nostro account in 3 secondi e per questo l'account va curato. Infatti il tuo account è molto curato con dei titoli gancio grandi, con una grafica che abbia tutto i colori del proprio personal branding in modo tale che quando scorro io so che sono di Luca. Quindi fatto tutto questo, tu in 3 secondi riesci a cogliere l'attenzione di chi arriva sul tuo account e poi convertirlo, prima in follower e poi in cliente, probabilmente, se fa parte Sì, del tuo target, sì, ovviamente. sì, sì. Ma io sono partito subito comunque con un'agenzia di ragazzi molto molto in gamba, Ma lo vedo. con cui domani infatti poi faccio una live e parliamo di Instagram e business online. Ho preso questo filone, diciamo, di business online per allargare il tema e poi unirci quello Saluto della tutti, fiscalità. intanto che vedo un po' di nomi, Sandra. Vabbè, ho visto un po' di nomi, ciao Vabbè, ragazzi. chiaramente noi registriamo, poi pubblichiamo, io lo Bravo. pubblico anche sul canale YouTube, lo lascio su Instagram, perché poi chiaramente tra i fusi orari e i cazzi vari della gente è meglio fare così, diciamo che, anche perché tanto ormai io sono in live 1 volta al giorno, quindi No, vabbè, diciamo cioè, anche io sullo ormai schermo. a bomba. Bravo, Luca. Sto esagerando, secondo me sto esagerando un attimino. Rischio di trasformarmi in YouTuber marketer e poi a quel punto è meglio che apro la finestra e mi butto giù. Ma No, infatti, poi piuttosto, mi va in ecco, burnout, che qui in Olanda no, sappiamo ma essere molto diffuso. lì ci vado perché sono tornato a lavorare 24 ore al giorno fondamentalmente, perché poi tra spostamenti, viaggi e poi all'età mia. Cambi il letto, non è che prendi sonno la notte che cambi il materasso, Cuscino anche, abbiamo detto. Cahoo, il cuscino. Io però ormai ho preso l'abitudine di farmi mettere perlomeno qua la principessa sul pisello. Quattro cuscini, quindi con 4 modalità e morbidezze diverse, e quindi alla fine uno su quattro di solito mi va Ah, bene. ok. Però sì, anche questo, diciamo, del perpetual traveler non è facile, soprattutto quando poi giri in abiti e con tutto lo Vabbè, studio ma appresso. finché si può fare, ti si invidia tutti. Basta rimanere single, basta non sposarsi, è tutto molto facile nella vita. È tutto una scelta personale. Se vuoi Quindi, infatti, finché approcciarti, sei single, perfetto. Oppure ti è trovi più un'imprenditrice digitale come te. Va bene, facciamo un appello alle nostre audience se qualcuno Esatto, si vuole. esatto. Conosco qualche coppia di imprenditori digitali, eh? Oh, sì, ce n'è tanti anche di clienti che viaggiano, travel blogger, Non molti, solo, che anche viaggiano imprenditori, insieme. anche marketers, lo stesso Dario Vignali che tu conosci e la compagna, per esempio, piuttosto che. Sì. Sì, diciamo che ti dà una flessibilità, che poi anche è il tema che sto trattando ultimamente, no? Cioè oggi, di nuovo, su internet la possibilità, facciamo
fondamentalmente di diventare flessibile, soprattutto se lavori da solo, comunque non hai dipendenti, non hai strutture particolarmente complesse, e a questo punto però alla flessibilità personale ci devi mettere vicino anche una pianificazione fiscale adeguata, altrimenti rischi di farti male, perché non è che puoi fare esattamente quello che vuoi. Ci sono delle normative da rispettare, se le prendi per tempo, le pianifichi per tempo, raggiungi la flessibilità che può essere la mia, che io pre-pandemia cambiavo quattro città all'anno, adesso chiaramente con la pandemia sono un attimino più limitato. Però, tra l'altro, ho scoperto che qui non ci sono più limitazioni, hanno levato tutto, qui in tutto il Brasile, qui non c'è più obbligo di mascherine, non c'è più niente. Come qui. Anche in Olanda hanno levato tutto, in Portogallo anche mi pare, dove tornerò il mese prossimo. Anche la situazione è decente. Ma piuttosto io vorrei che tu ci portassi la tua esperienza. Dopo parlare di me, che la mia audience si sarà anche rotta i coglioni di sentirmi parlare di me. Mi Ma come piacerebbe volevo che farti tu. un sacco di domande. Beh, allora facciamo così: chi comincia No, senza farla scherzo, scherzo. durare? A me piacerebbe, e poi dopo mi fai tutte le domande che vuoi, che tu ci raccontassi la tua esperienza brevemente, perché io so che tu puoi parlare per decadi, per lune intere. Però vorrei che tu ci raccontassi la tua esperienza di expat, no? E quindi com'è stato il passaggio dall'Italia, prima a Hong Kong e poi ad Amsterdam, e poi come ti sei scoperta imprenditrice digitale, a che cosa ti sei ispirata, nella premessa che comunque hai una professionalità importante in quella di fotografa. Raccontaci E un po'. designer. Allora, ciao a tutti. In realtà, quando sono partita per Hong Kong ormai 3 anni fa, perché era aprile 2019, 20, 2019, mi sono trasferita non per, diciamo, principalmente per il mio lavoro, ma per quello del marito principalmente, che aveva ricevuto Brava. Ah, l'offerta, perché questo è importante, e io da compagna, nemmeno moglie, diciamo, ho deciso di seguirlo, quindi insieme abbiamo deciso di cogliere questa opportunità sostanzialmente di cambiare vita, nel senso che nessuno dei due comunque aveva mai vissuto all'estero, e questo è un dettaglio molto importante. E insieme, ok, a 33, 30, 38 anni, diciamo, giovanissimi comunque. o oggi o mai più, nel senso che, come hai detto tu, non avendo figlioli, casa, vincoli di alcun tipo, abbiamo detto ok, facciamolo. Quindi siamo partiti, nel suo caso con un lavoro, per un'azienda italiana, e non diremo quale, Non diremo. e nel Comunque, mio caso grossa invece. multinazionale della moda, però non diremo qua. Esatto, è luxury fashion brand, direi. E, nel mio caso, invece, poi con lo studio di architettura per cui lavoravo, insieme a loro si era deciso di, diciamo, avviare un business là, quindi aprire una nuova branch per lo studio di architettura e lavorare, con i brand di lusso con cui si lavorava a Firenze, anche a Hong Kong, in questa nuova branch. Peccato che ti ricorderai benissimo che quando noi siamo arrivati, dopo un mese esatto dal nostro arrivo, in un paese dove io, tra l'altro, non ero mai stata, sono iniziate le proteste, le famose Ah, giusto, proteste, giusto, giusto. iniziate, mai finite. Hi, hi, Kyleg, hi. Sono iniziate le famose proteste che poi sostanzialmente non sono mai finite finché non è iniziato il Covid. Quindi abbiamo aperto la branch, ho iniziato a prendere contatti, quindi in un paese nuovo, a contattare tutti i director degli store planning dei brand comunque con cui noi già lavoravamo in Italia e a Dubai, per iniziare a pianificare appunto le possibili collaborazioni, ma le proteste poi sostanzialmente hanno fermato tutto, quindi da lì io ho iniziato a fare un lavoro, diciamo, un po' di secondario come social media management, ma sempre per lo studio, quindi non ero imprenditrice digitale ancora, Ok. ma lavoravo per lo studio. E poi c'è stato il Covid, siamo rimasti comunque. Ricordiamo, perdonami se ti interrompo, diciamo che parliamo di Hong Kong e parliamo del momento storico in cui la Cina ha deciso di riprendersi Hong Kong, violando in qualche modo il patto. Diciamo che cioè, non mi ricordo, perdonatemi il Ok, nome, ma di la stupidezza è 25 anni, devastante. sì.
Esattamente, diciamo che la Hong Kong sarebbe dovuta rimanere finanziariamente, fiscalmente, economicamente libera e indipendente dalla Cina fino al 2047-2057, non ricordo. Era per 50 anni, sì. Esattamente. La Cina ha deciso, come sempre fa, di intervenire e riprendersela, e tant'è che anche noi sotto un profilo di business abbiamo avuto delle ricadute forti, quindi abbiamo chiuso tantissime società, tanti clienti si sono spostati nella Cina continentale, tante società. Già c'era stato il problema con lo scambio di informazioni, per cui molti avevano preferito andare via da Hong Kong nel 2018, e con l'intervento della Cina è stato un mezzo disastro. Diciamo che adesso, dopo 3-4 anni, Hong Kong si sta un attimino riprendendo, ma io obiettivamente, qui lo ridico fuori dai denti, poi dipende dalle circostanze, tendo a sconsigliarla, perché insomma tra poco la Cina la trasformerà di fatto. No, perché non è più la Hong Kong che comunque tutti conoscevano fino a 3 anni fa, nel senso che a partire dalla legge di estradizione, appunto, perché poi tutto è iniziato da quello, cioè la Cina voleva mettere in atto, voleva che passasse la legge sull'estradizione a Hong Kong. E ovviamente Hong Kong non voleva, così come tutti i cittadini che hanno iniziato poi a protestare, però da lì basta, all'inizio della fine, nel senso che ad oggi, comunque, giusto per capirci, se una persona indossa una maglietta con scritto Free Hong Kong viene arrestato immediatamente. Non c'è più libertà di nessun tipo. Questo per dire che da expat, quindi, ci sono pro e ci sono contro. Tra i contro bisogna mettere, come dire, l'imprevisto anche socio-politico del caso. E diciamo, la bravura, poi l'intelligenza lì sta di nuovo poi nella flessibilità e nella reazione che si ha a determinati ostacoli, come diceva quel romanzo, quel testo, non ricordo assolutamente l'autore, The Obstacle is the Way, ma tendenzialmente lo diceva già Marco Aurelio prima di questo scrittore americano di cui non ricordo il nome, quindi diciamo che non si è inventato niente di nuovo, tutto sta nel girare intorno all'ostacolo e nello sfruttarlo a proprio vantaggio, cosa che Veronica ha fatto, no? Perché poi siete andati via anche per questo problema, per questa follia. Da un lato sì, e comunque tantissimi amici e persone che conosciamo, expat in generale, comunque stanno tutti lasciando Hong Kong, cioè nel senso che ovviamente di posizioni lavorative ce n'è tantissime, ok? Perché tutti se ne vanno sostanzialmente, e quindi sì. Poi il contratto comunque per il marito era finito, quindi per lui, diciamo, per l'azienda saremmo dovuti tornare a Firenze, e lì a quel punto diciamo che la vita da expat ci iniziava a piacere, quindi abbiamo iniziato sostanzialmente a guardarci intorno e dici ok, cosa si può fare? Io a Hong Kong, bella, perché ecco, diciamo una cosa comunque, un punto a favore di Hong Kong, che nonostante le proteste, nonostante poi il Covid, è comunque una città molto bella, ecco, a cui comunque almeno a tutti suggerirei di andarci almeno una volta, nonostante non sa più, diciamo, la Hong Kong di una volta, perché comunque è molto bella, c'è tutto. Sì. Tu ci sei stato? Sì, però in vacanza, diciamo, Sì, però dico, esatto, anche in vacanza secondo me è bella comunque come città da vedere, da vivere. È stupenda, comunque la New York asiatica, se vogliamo, più di Pechino, più di Singapore anche secondo me, è la prima metropoli asiatica. E poi c'è veramente tutto, quindi in realtà anche vivere il Covid lì per assurdo, è vero che tutte le spiagge erano chiuse, sbarrate vicino alla città, ma bastava prendere una barca e andare tipo a un'ora di distanza dall'isola che si arrivava in spiagge paradisiache, che nulla avevano da inviare alla Thailandia, per dire, oppure comunque tra le montagne, fare gli hiking, la città, insomma, Tago. C'era veramente tutto, quindi diciamo che anche durante il Covid per fortuna non mancava nulla, in una città comunque piccina. Non avete sofferto come, diciamo, si è sofferto in altri paesi. Io ero in Vietnam quando è arrivato il Covid, e diciamo che sono cominciati subito i lockdown, però molto relativi anche lì, ma poi io, secondo me, c'è anche un'altra cosa da dire, che secondo me il lockdown dell'expat nell'extra UE, però non nella UE, è diverso dal lockdown del locale, perché c'è sempre più un'attenzione nei confronti dell'expat nell'extra UE, secondo me,
E in Vietnam poi eravamo già abituati, perché in realtà erano già tutti con le mascherine, già tutti come dire, edulcorati rispetto delle regole. Quindi in realtà avevano le mascherine prima per il traffico, hanno continuato a metterle per il Come Covid, a Hong Kong e per i raffreddori però anche. meno restrizioni. Devo dire, invece il lockdown, ne ho fatti due in Europa e sono stati roba da spararsi in faccia, obiettivamente. Vabbè, ora parleremo di Amsterdam e quando poi siamo arrivati. No, Però quindi comunque diciamo tutto sommato esperienza positiva al 100, 90% secondo me esperienza positiva a Hong Kong e poi è stato il modo di staccarsi dall'Italia. sì, è comunque di vita, cioè nel senso che una volta superata, e ne parlavo comunque anche in questi giorni con altri expat, anche ieri ne parlavo con quest'altra mamma, tra l'altro che ho conosciuto ieri di due figlioli e che tra l'altro è qui a Amsterdam da 3 anni e tra 7 mesi si trasferiscono col marito e due figlioli a Los Angeles. E si parlava proprio di questo, cioè del fatto che forse il momento più difficile per un expat è lasciare l'Italia la prima volta, cioè lasciare il proprio paese, no? Perché è lì che metti veramente in gioco tutto, cioè rispetto alla tua comfort zone, al tuo lavoro, ai tuoi amici, alla tua famiglia, tutti i tuoi punti stabili, diciamo, nel momento in cui decidi, e ovviamente ci saranno pro e contro, e probabilmente saranno ovviamente più i pro per partire, tu ti rimetti in gioco completamente, perché comunque devi ripartire da zero in tutto, dal trovarti la casa, se hai dei figlioli mandarli a scuola, non so, la palestra, dove andare a fare la spesa, cioè le cose anche più banali diventano un attimo da risettare, no? E quello è il momento più Verità. difficile. Cioè noi, mi ricordo Hong Kong, cioè io ci ho pensato 2 mesi, tipo aspetta un attimo, ma io amo Firenze, voglio stare qui, la mia vita per sempre, io innamorata, ma perché devo cambiare il lavoro, la banca, gli Passaggio da amici? Firenze a Hong Kong, tanta roba, parliamone. Io anche sono andato via da Firenze, ho fatto tanti anni a Firenze anche io, e insomma ti abitui a una realtà un po' più semplice, un po' più comoda. Però ti dirò, poi Amsterdam secondo me c'ha un po' di cose in comune con Firenze comunque. È Infatti sono piccola alla contenta. fine, no? Esatto, cioè nel senso che poi da passare da Hong Kong a Amsterdam ti resta il fatto che sia una città comunque molto internazionale, quindi veramente puoi conoscere gente da tutto il mondo e parlare, e questo come a Hong Kong, l'inglese senza purtroppo lo dico, vabbè, senza purtroppo comunque dover imparare per forza la lingua, che è molto difficile per me. Fiammingo è tosta, eh. Non so come si faccia imparare il fiammingo, secondo me è impossibile. L'olandese, però vabbè, io ci ho provato a fare un corso, non mi serve per ora, va bene così, ci abbiamo fatto 5 mesi, ma no, no, sono molto negata, però non ti aiuta sicuramente in questo il fatto che comunque veramente tutti parlano inglese e lo parlano benissimo, cioè loro forse dalle medie che comunque fanno il 50% di scuola in inglese e questo è il motivo per il quale tutti parlano perfettamente inglese, tu chiedi un'informazione. Il 98, tra il 93 e il 98% della popolazione in Olanda parlano tutti perfettamente inglese. Io devo dire, salutiamo Fulvio che ci vede in diretta, devo dire che anche in Portogallo e anche in altre regioni, io ho avuto questa esperienza e ho viaggiato tanto, e ho vissuto proprio, penso, in oltre 15 città, che ho visitato oltre 40 paesi, ma ho vissuto tecnicamente proprio in una quindicina di città, e ho trovato questa cosa con l'inglese anche in posti che non mi aspettavo. Per esempio, in Romania, anche quello che ti chiede l'elemosina parla l'inglese. All'inglese. Quindi, cioè, tu non devi imparare il romeno. In Portogallo la stessa esperienza, qui in Brasile non lo parla nessuno, però in Vietnam non lo parla nessuno. Il problema però qual è? Che secondo me è vero quello che dici tu, che quindi l'inglese è sufficiente per, se però hai necessità di entrare un attimino nello strato più vero, cioè più autentico, perché poi hai necessità, secondo me, di imparare la lingua locale. Quindi io, se sto in Portogallo, è vero che faccio tutto, e poi ci sono due Portogallo, cioè quello dell'expat e quello del... Però a un Esatto. certo punto, se non impari la lingua, perfettamente non puoi neanche pretendere, no, che Integrarti al quelli... 100%, Esattamente. è vero. Sì, è vero, è Esattamente, quindi vero. c'è questo doppio step, però insomma, dei gustibus, perché poi ti ripeto, ormai cioè, ci sono il trend in Italia, solo dall'Italia, è di circa 150.000 iscritti aire all'anno, quindi
come dire, sicuramente italiani all'estero ne trovi, ma in generale la comunità degli expat è enorme, quindi se tu parli perlomeno l'inglese, comunque fai una bella vita sotto il profilo sociale, ovviamente, che poi ognuno ha i suoi standard. Però è chiaro che se vuoi, no, se tu pensi di mandare i figli a scuola, eccetera, eccetera, e farti 40 anni in un posto, ebbene, allora forse imparare la lingua di quel posto ti può aiutare, ed è il motivo No, ma per cui poi io sono. soprattutto hai detto una cosa, tipo io ho comunque amiche, persone che mi hanno detto di aver iniziato poi a imparare l'olandese seriamente quando i figlioli andando a scuola e tornando a casa con gli amichetti olandesi parlavano olandese e loro non li capivano. Quindi a quel punto diventa una necessità dover imparare la lingua Guarda, locale, capito? Perché sennò. sto guardando su Apple TV, ma questo non frega niente a nessuno, ma sto guardando una serie Pacinco, che a proposito di expat e immigrazione, oggi tocchiamo temi seri, importanti, e parla dell'annessione della guerra nipponico-coreana, per cui dell'invasione del Giappone in Corea, i coreani poi emigrati per disperazione in Giappone, e come dire, alcune scene iconiche sono proprio i bambini piccoli che vanno a scuola in giapponese, parlano il giapponese e traducono il giapponese per i genitori coreani che non capiscono niente. Quindi un po' è la storia del mondo che torna, se parliamo del 1920, ma è sempre stato così, diciamo, dalle guerre puniche alle crociate. Ma questo interessava di cento e meno, era per fare una riflessione importante e far vedere che non sono uno stupido qualsiasi, che insomma faccio riflessioni e collegamenti importanti, cioè un po' come le tesine di terza media che devi mettere Fantastica, insieme Lupo. Sei tutti, fantastico, sei tutti i fantastico. versi. Sei Ma fantastico. invece, parlando di cose che possono interessare di più agli utenti, allora invece come fare l'imprenditrice ad Amsterdam? Bella domanda, no scherzo. Allora, com'è? È interessante. Allora, innanzitutto è molto semplice, diciamo, avviare comunque un proprio business, nel senso che ci sono comunque tantissime, anzi, forse non per nulla ci sono tantissimi liberi professionisti, forse perché è molto semplice e comunque forse anche perché in generale la gente spesso non fa magari il lavoro full time, quindi magari fa un lavoro part time che gli permette comunque di occuparsi anche di altro e sottolineiamo il fatto che comunque anche chi lavora full time spesso e volentieri alle 5 fa cadere la penna e se consideriamo e facciamo un confronto con l'Italia, dove in Italia devi sempre lavorare di più, la gara che esce per ultimo dall'ufficio e magari con gli straordinari nemmeno pagati, qui non è assolutamente così. Quindi alle 5, 5 e mezza cade la penna, insomma, c'è un mondo da vivere anche se esce alle 5, alle 5 Beh, caspita, ti rimane mezza giornata lavorativa. Io e che in consulenza, poi tanti anni a Milano, quando io mi ricordo, sono vecchio, che d'estate, che chiaramente il sole tramonta dopo, si usciva qualche volta alle 9, 9 e mezza e c'era ancora luce e a noi sembrava, no, che non avessimo lavorato. Perché c'è ancora la luce fuori. Queste poi sono storture, se vogliamo, di alcuni sistemi, però tant'è, punti di vista. Invece io preferisco l'approccio dei paesi del nord Europa, lo trovo più corretto, anche perché poi tu, sviluppando una seconda vita, in realtà è vero che lavori di meno da un certo punto di vista, dall'altro però stai comunque facendo girare l'economia, perché non sei chiuso a lavorare, ma in realtà poi qualcosa farai, no? Insomma, in palestra, eccetera, eccetera. Questo significa anche, sotto un profilo di girare poesia, l'economia. fa girare l'economia banalmente. Invece di lavorare 15 ore e tornare a casa e scaldarsi il brodo di pollo, se sei fortunato che tua mamma, che vivi nella stessa città di tua mamma, se no vai su delivery e quello che è, e ti ordini la È roba. vero, è Qui vero, è vero. l'Olanda, in realtà, però, invece, quindi sotto un po', perché i paesi nordici, quindi note di colore di diritto tributario, quindi fondamentalmente il Benelux, Olanda, Belgio e Lussemburgo, in realtà hanno una politica diametralmente opposta a quella dei paesi del Mediterraneo, di politica fiscale, cioè loro prediligono e premiano l'imprenditore contro il dipendente, cioè le aliquote IRPEF, personal income tax equivalenti, sono molto elevate, arrivano anche fino al 55, non voglio dire il 60, però se ci metti l'INPS, bene o male, arriviamo lì. Mentre a livello aziendale esistono cioè il carico fiscale, diciamo esagerando, arriva intorno al 30, quindi addirittura è la metà di quello del reddito da lavoro dipendente, perché premiano chi crea impresa e dà lavoro,
rispetto a chi invece appunto alle 5 esce e fa cadere la penna sul foglio. Solo che chiaramente, e qui ti chiedo conferma, il salario è tendenzialmente adeguato al costo della vita. Sì, ora io non essendo dipendente ovviamente faccio poco testo e soprattutto non avendo mai lavorato per alcuna azienda olandese, però in generale sì, anche se mi sono stupita, qualche giorno fa parlavo con un ragazzo olandese che quando gli abbiamo fatto presente, il proprietario di un ristorante che è qua vicino a casa, che lui è olandese. E quando gli abbiamo detto comunque che è un anno e mezzo che viviamo qui, che abbiamo comprato casa qua vicino, eccetera, lui era molto colpito di questa cosa e soprattutto ci ha detto che in realtà un sacco di persone locali non possono comprarsi casa in realtà, perché comunque i prezzi sono molto alti e gli stipendi non sono così alti, quindi secondo me gli stipendi sono alti se sei expat e fai determinati lavori. Non so se mi sto spiegando bene. Sì, ti stai spiegando perfettamente. Questo però è un problema di quasi tutte le capitali europee. Perché ormai la verità è che il real estate nelle capitali ha raggiunto Beh, sì, delle cose, cioè, folle. A me ieri mi è arrivata un'offerta di investimento per una casa a Lisbona, 90 metri lordi, calpestabili 60, 600.000 euro. T1 è una camera da letto. Allora io dico, Lisbona, per quanto carina, ma non è New York City, non posso pagare 10.000 al metro quadro. Cioè, allora, o ho già tanti, tanti, tanti soldi, o io do un ritorno sull'investimento. Io devo fare un mutuo che pago per 30 anni, o quando la rivendo, ma come faccio a venderla più di 10.000 al metro quadro? Cioè, e lo stesso capita in tutte le capitali, ma questo comunque è legato al fatto che alcune capitali lavorano meglio di altre. Lisbona da 3 aree capitali, Amsterdam è un hub internazionale. E poi la verità è che giustamente non siamo più nel secondo dopoguerra, quindi il fenomeno è quello del passaggio dalle campagne alle città e non viceversa. E quindi chiaramente aumenta la domanda, l'offerta è limitata e i prezzi vanno alle stelle. Infatti mi dicevi anche della peculiarità del sistema per ricercare casa, no? Quindi offerta al buio, non sai se quello accetta, non accetta, tanta roba. Follia, sì, asta. È un mercato appunto basato sull'asta. Quindi anche quando si guarda i prezzi, non so in quali parti d'Europa sia lo stesso sistema, sinceramente. Cioè che tu Mi vai sul risulta. sito tipo immobiliare.com, il corrispettivo comunque locale, vedi i prezzi di vendita, ma quelli che vedi sono, sì che sia in bolla, ha ragione lui, però vedi i prezzi solo iniziali, ma non hai la più pallida idea di quanto le case valgano realmente, ma soprattutto di a quanto siano state vendute le ultime case nello stesso mese, perché poi tra l'altro aumenta talmente tanto il prezzo che ogni mese è diverso il prezzo al metro quadro, cioè, soprattutto negli ultimi 2 anni che sta continuando a aumentare. Quindi se non hai un agente, tu vedi una casa che magari costa, sparo, 300.000 euro e dici, ah, questa bellissima, fantastico, poi vai dall'agente che sa quanti soldi ha. Quanti soldi hai a disposizione? Lui ti dice: no, guarda, scordatela perché quella finisce oggi a 500.000 euro. E tu dici: cosa? Sì, Tanta perché roba. ovviamente comanda il mercato. Tanta roba, tanta roba. Però diciamo che come imprenditrice ci sono però dei vantaggi, no? Legato al fatto che le cosiddette prestazioni occasionali, no? Come mi spiegavi anche tu, Allora, sono un sì. threshold molto più alto. Esatto, cioè nel senso, come dicevo prima, quindi è molto semplice avviare un business e per fare questo, una volta che si ha il BSN, che è il codice fiscale olandese, il corrispettivo al codice fiscale italiano, che per ottenerlo serve o avere un lavoro dipendente, ma se non è questo il caso, avere almeno una residenza. Quindi una volta che si ha la residenza, si può richiedere il codice fiscale al governo olandese, al Belasting. E poi da lì per avviare un business che si può fare o se non hai lavoro o se hai un lavoro part-time, perché se hai per utilizzare ovviamente il sistema agevolato delle tasse, basta che poi si vada alla Camera di Commercio, quindi che bokeh olandese, e lì
una volta che si prende appuntamento con 50 euro di bollettino, si fanno i tag sui settori di riferimento, quindi tipo nel mio caso fotografia e design. E okay. Nulla, diciamo tempo. Che la tua è un equivalente di una ditta individuale italiana, per sì. far capire. Hai evitato la BV, che è la forma di società di capitali, e invece hai preferito una ditta individuale, anche per perché si ora, confà sì. di più anche all'attività di libero professionista, obiettivamente. Sì, ma anche perché comunque essendo in un paese nuovo, poi l'anno scorso comunque pieno Covid, nel senso che io ho avviato il mio business un anno fa, era febbraio, eravamo in pieno Covid e comunque in una città dove non conoscevo nessuno. Stavo aprendo la partita IVA comunque come per un lavoro che in realtà era nuovo per me, cioè che era una passione prima e che lo stavo trasformando in un lavoro. Non conoscevo nessuno, pieno lockdown, città nuova. Ho detto iniziamo così e poi vediamo, nel senso che poi a cambiare regime, secondo me, a chiudere questa ad aprirne un'altra nel momento in cui andrà strabene, si fa sempre in tempo, credo. Ma sì, allora in generale, sempre come consigli spassionati, regalati a chi non vuole pagare le consulenze con me, e allora in linea di massima una ditta individuale è sempre molto semplice da chiudere, è sempre consigliata, soprattutto appunto come fai tu in ottica di flessibilità, cioè allora o vado a fare un piano per cui apro una società di capitali, probabilmente non nel paese in cui vivo, perché mi dà la possibilità di girare e portarmela dietro come se fosse una borsa. Per chi è un po' più stabile come te, ha senso una ditta individuale perché se domani cambio paese ci metto 2 minuti, tendenzialmente è sempre una pratica telematica all'interno dell'Unione Europea, a chiuderla e non ho effetti fiscali, tendenzialmente neanche in termini di exit tax, perché quando me ne vado da un paese ormai in Unione Europea c'è la exit tax non solo a livello aziendale ma anche a livello personale, ma qui poi mi Oh, fermo perché no, non ho però non lo nessuna sapevo, voglia. invece no, dilla, interessante. È normale che non la sapevi, non è il tuo mestiere. Allora, diciamo che l'Unione Europea, da direttiva europea, prevede, la Francia già ce l'ha, la Spagna già ce l'ha, l'Italia la sta pensando, l'Olanda in questo momento non mi sovviene, ti dico la verità, una exit tax a livello personale. La Germania ce l'ha, per esempio, l'Inghilterra una roba Ma di simile. quanto Cioè, stiamo parlando per avere un'idea, scusa? allora, non è fissa, cioè non è che vai e ti chiedono un X, tendenzialmente ti chiedono una percentuale sugli asset, cioè ti dicono se tu hai 100 in asset e te ne vai, 100 in valore economico al giorno in cui te ne vai, io ti applico la tassa che tendenzialmente applico sui capital gain e quindi, come dire, faccio finta che tu stai vendendo quegli asset e ti tasso il capital gain. Perché? Perché in qualche modo ti dicono, io stato con i miei servizi, le mie cose, ho contribuito a creare il tuo avviamento e adesso me lo tassi. Per esempio la Francia, se tu hai delle società tanto in Francia quanto all'estero, il giorno che te ne vai devi dichiarare quanto valgono perizie di stima queste società e ci paghi una capital gain tax, anche se poi in realtà le società te le tieni, non è che le stai vendendo davvero, è una fictio iuris, ok? Quindi tendenzialmente funzionano così, poi varia da città a città, da nazione a nazione, però è nell'ottica di una direttiva europea, quindi diciamo che tutti i 26 stati, 27 dell'Unione Europea la devono implementare, quindi chi non ce l'ha lo farà. Vabbè, per ora siamo qui. E l'exit tax è un'altra dei dettagli che rientra nelle pianificazioni e nei relocation plan. Ci sono 10-15 punti da prendere in considerazione sul caso di un soggetto che si sposta o si riloca. Poi, di nuovo, ci sono i cani che si professano miei competitor che la mattina vanno a mungere le mucche, che questo possono fare fondamentalmente, che oh, ma vieni qua, valla, non ti preoccupare, tipo, dico come a Napoli, ti apro la società, faccio io la holding, e purtroppo quelli sono cani, animali, bestie, dovrebbero andare, non lo diciamo. Mungere le mucche. Nella relocation plan, in un piano di lungo medio termine, va verificata anche l'esistenza, la conseguenza dell'applicazione di una exit tax, perché se tu entri nel paese X e te ne vai dopo 2 anni e la exit è più alta del risparmio fiscale, la domanda è tu che cazzo ci sei andato a fare? Chi te l'ha fatta la pianificazione? Quello che mungeva la vacca e riempiva il sacco. Ok, makes sense. E una mano lava l'altra. Make Bene, sense. quindi diciamo che la tua esperienza comunque da expat è tutto sommato, anzi, è del tutto positiva. O No, è torneresti positiva. indietro?
No, 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 è molto positiva, nel senso appunto, poi anche qui, una volta che avvi il business, comunque fino alla cosa che dicevi prima, nel senso che in Italia la prestazione occasionale si chiama è fino a 5.000 euro, giusto? Che Esatto, non esatto. paghi, che non ci paghi. Qui in Olanda in realtà Sì, il che valore è più diciamo è quello che alto. puoi fare in un giorno di elemosina a Piazza Vanvitelli. E qui in Italia, qui in Olanda in realtà è 20.000 euro, dopodiché ovviamente la tassazione comunque è alta, nel senso che poi, infatti, dopo i 20.000 uno parla con te, fa una consulenza e dice ok, a questo punto cosa mi conviene fare? Però, ok, quindi nulla, quindi è semplice No, è chiaro e... perché ha senso strutturarsi, perché allora l'Olanda è un paradiso fiscale per quanto riguarda gli investimenti, quindi capital gain tax sugli asset, sul trading, sulle cripto, Cripto. eccetera, eccetera, col reddito d'impresa, con l'arrivo lavoro dipendente, c'è cioè il 30% tax ruling, quindi come lavoratore dipendente ha senso. Per A livello 5 di anni il impresa per 5 ruling. anni, poi ritorni, sì, dura 5 anni. Lo puoi utilizzare anche a livello personale con un'azienda tua personale da imprenditore, quello diciamo è lo schema classico di chi comincia a fare impresa, dopo la ditta individuale. È una tassazione comunque media che va tra il 20 e il 30%, quindi non è bassissima, però non è neanche il 70% italiano, l'80% francese, e comunque bisogna dire che la qualità della vita ad Amsterdam, correggimi, è alta. Sì, è Quindi alta e no, ma infatti si vive assolutamente bene comunque. Si vive bene, ovviamente il costo della vita è alto, ma secondo me è molto paragonabile al costo della vita in una città italiana, Milano, Firenze. Ora, magari il biglietto della metro costa meno a Firenze, nel senso non so quanto sei arrivato oggi, hanno fatto forse. la metro a Firenze. No, la metro, del bus, del tram, comunque. Dico, non mi ricordo quanto costa il biglietto da 90 minuti. Sei molto contro luce, ti dicono, Luca, ed è Ma vero. Io... perché a me interessa far vedere Rio de Da non farci Janeiro, la vedere le gente se occhiaie. cazzo gli interessa di guardarsi me, non ce l'ho. Adesso mi sposto Ho lì a capito, Dublino. bisogna metterci la faccia, hanno ragione, scusa, vogliono vedere anche te, no? Ma se sono sui miei canali 24 ore al giorno, no, abbiate pazienza. Ecco, e poi ci abbiamo verso le fasi conclusive perché sennò eccoci. Com'è? Esatto. Comunque no, venite tutti a Amsterdam, assolutamente. Poi come avevamo anche parlato, c'è il... Vediamo vedere lo sfondo, ecco l'altro. Però raga, che miti. Allora, adesso vi fa, ma tanto nelle storie già la sto facendo vedere. No, quindi tendenzialmente esperienza positiva, fare business anche offline, perché tu fai il doppio, no? Perché tu fai tanti lavori anche offline. Tra l'altro Veronica è una designer e una fotografa straordinaria e io fruirò del suo servizio appena li vado a Devi trovare ad venire. Amsterdam. Ho fatto Devo l'altro venire. giorno le foto per LinkedIn al marito e a Dario. C'ha la foto profilo nuova, vai a vederla, vai su LinkedIn. Devo venire, vi faccio vedere la vista Quando dal vuoi, punto più guarda alta lì. di Perché Leblon. No, Amsterdam, vengo. aspetta, perché Gesù. Amsterdam, aspetta, fanno una domanda. Perché Amsterdam e non città minori come Rotterdam? Safe goods. No, forse anche in altre città. Ora, io sono ignorante e a Rotterdam ci sono stata solo una volta e noi a Amsterdam solo perché la proposta lavorativa comunque era arrivata qui. E in ogni caso Amsterdam sicuramente ha di positivo che è centrale, ha di positivo il fatto di avere un aeroporto internazionale che negli ultimi giorni ci ha un po' scioccato, eh? È un po' fuori controllo l'aeroporto di Amsterdam. Che è successo? Tra gli scioperi di KLM di una settimana fa, tra tutte le partenze perché sono in vacanza, gente che resta nonostante sia arrivato 3 ore prima in aeroporto, perde il volo perché c'è troppa gente. Un po' Minchia. fin dalle scene, tipo che da italiano ho detto: ah, allora non succedono solo in Italia queste cose? No. Comunque, a parte questo dettaglio, Amsterdam comunque è molto centrale, cioè il fatto di avere l'aeroporto va giocato anche un ruolo molto chiave, se confrontiamo, cioè anzi a ricordarla proprio tutta, alla fine noi si era scelto tra, cioè eravamo arrivati in fondo,
a scegliere poi tra due posti, che era o Amsterdam o un paesino della Germania, e tra le due Amsterdam tutta la vita, nel senso che almeno qui tutti parlano inglese, è comunque una città internazionale dove si trova expat da tutte le parti, tanto che io comunque non lavoro solo con italiani, anzi, io lavoro praticamente solo con expat, boh, forse 30% italiani, però nel senso poi expat, e questo è anche la cosa bella, il valore aggiunto. Tutti parlano inglese e contemporaneamente è una città molto piccola, quindi cioè, questo ricorda un po' Hong Kong, il fatto di essere internazionale, ed è molto piccola, quindi veramente tu puoi uscire a piedi, decidere di prendere un motorino sharing e tornare a casa, decidere di prendere il tram, la metro, l'autobus, Uber, Bolt, il taxi, ecco. Comunque E non torneresti oggi in Italia, o no, avete in programma di farlo tra X anni? no, no, per ora no. Hai letto tra l'altro oggi la news italiana? No, non l'avrei letto perché sei stato in call tutto il giorno, Sono in call che da stamattina alle 7. Il governo ha stanziato per tutte le persone con un reddito inferiore a 35.000 euro 200 euro in più al mese. Ma bene, bene. Molto molto bene, così che si sviluppa il tessuto socio-economico di una. Ma guarda, io poi tra l'altro cioè, ho la famiglia in Italia, quindi non è che No, ma noi butto. anche, cioè noi. Cioè, a me dispiace, nel senso, però è come dire, uno deve anche contestualizzare il contesto socio-economico dove è nato le possibilità che ha. Cioè, se nasco in Ghana, con tutto rispetto per il Ghana, probabilmente mi conviene andare via piuttosto che fare la rivoluzione per far cadere la dittatura. Non so se in Ghana ci sia una democrazia, immagino di sì, chiedo scusa. Sono un po' Però in ignorante. generale il punto è Ah, o 200 rimango euro totali, una tantum, una tanto, quindi no. neanche al mese. Io allora seguo il minimo che posso, cioè leggo il Sole tutti i giorni, però poi mi sfuggono le cose, tra l'altro lo schifo che hanno fatto con il bonus 110% di ristrutturazioni, i buchi. Guarda, la gestione proprio della No, politica sul reddito economica è completamente sbagliata. lordo una volta. Vabbè, Bene, ho letto bene, male, bene. scusate, mi correggo. No, vabbè, ma figurati, adesso tu fai la fotografa e la designer e di nuovo io cioè, non vedo l'ora e quindi suggeriamo a tutti gli ascoltatori di passare da Veronica ad Amsterdam per farsi un Venite. servizio fotografico per il vostro Instagram, cosa che io farò, coglierò al volo perché di solito mi faccio fare foto da passanti, quindi una volta che ho Dai, la dai. possibilità. Aprile è stato full, che ci sono venute a trovare un sacco di persone. Dai, dai. The next one. Vengo, non lo so quando vengo, sono disperato. Io tra l'altro ricordo che sono a Lisbona il mese di giugno, ma l'ultima settimana sono a Milano, speaker a Crypto Expo Milano, quindi pesantissimo. Luglio un paio di matrimoni in Italia, insomma, un delirio. Qualche addio al celibato nel frattempo. Insomma, siamo super full, super super full. No, Lo però so, in pretesa di dire ma c'è scusate, così, no, non c'è no, ma mi così. dovete spiegare una cosa con questo 110, perché io ho la mia amica, ingegnere edile, architetto, che si è rifatta praticamente casa per un valore di 110.000 euro e più, e lei non ha pagato un centesimo perché tra l'altro l'azienda gliel'ha fatta, come si Ma chiama, questo è vero, ripartire. diciamo che hanno agevolato chi investe, che insomma andate bene anche le imprese edili, eccetera, eccetera. Il problema qual è? Che tu stai fondamentalmente alimentando il debito pubblico, perché se io spendo 100 e tu mi dai 110, questo 10 in più tu Stato te lo devi finanziare, quindi lo devi andare a prendere a debito da qualche parte. Ma non c'erano i Cioè. soldi europei, Luca, che erano stati stanziati. Ma i soldi europei, il PNRR, tutte queste stronzate, vaffanculo, e sono tutti prestiti, non è roba a fondo perduto, è roba che poi l'Italia deve restituire, ergo leggi interessi passivi che affollano il conto economico, la parte costi del conto economico, e debito che aumenta nella voce, nella parte del passivo dello stato patrimoniale. Cioè, in termini economici, è un danno, non stai favorendo niente, stai favorendo, posso permettermi, la criminalità organizzata per cose che non spiegherò adesso che non mi va, e stai aumentando il debito pubblico, cioè stai contribuendo al collasso e al declino economico di per sé già incontrovertibile di un paese che sta andando a puttane. Non lo dico io, lo dicono gli economisti, io non sono un economista, sono laureato in economia, ma è cosa diversa.
Questo è, quindi in realtà sono dei palliativi che dovrebbero far riprendere l'economia, in realtà fanno molti più danni dei benefici di cui godono assolutamente in pochi, tant'è che c'è stata una truffa di 400 miliardi di euro per bonus falsi, per crediti falsi, diciamo, società tipo Frodi Carosello che sono andati a scuotere 400 miliardi di credito dallo Stato per servizi che non sono stati resi. Questo succede quando fai puttanate del genere per dare un contentino a qualcuno. So queste cose perché lavoro con ex ministero del lavoro. Vabbè, in Italia è come qui che quando lasci la borsa e tu pensi no, non posso lasciare niente perché me la rubano, ti dico guarda che sei in Olanda, non sei in Italia. Ma puoi lasciare la borsa lì, non te la rubano. Ma guardate, voi avete, gente mi dice è pericolosissimo anche Rio de Janeiro. Io sinceramente, anzi, guarda, adesso che finiamo la live mi vado a fare un giro al Proador che è in fondo a destra laggiù, che vado a vedere una scuola surf, visto che ho fatto 15 giorni nel Ceará e continuerò qua. E il vantaggio di lavorare online, di girare tanto, lavori 15 ore al giorno, quella è una scelta tua, non te lo impone esatto, nessuno. Esatto, quella è una scelta tua, bravo. È una scelta tua, dipende poi dall'ambizione, dalla struttura. Però se ti vuoi svegliare a Rio de Janeiro, ti svegli a Rio de Janeiro. Se ti vuoi fare un giro a Piazza Dam, ti fai un giro a Piazza Dam. Però tu dovevi dirci questa cosa, scusa, per fare la vita da, avevo letto il tuo post, perché io leggo, ti seguo, che se non vuoi pagare le tasse come imprenditore digitale puoi non pagare le tasse, però devi stare poco tempo in ogni posto, giusto? No, allora, un discorso molto lungo, non so se ci va di affrontarlo adesso dopo 15-50 minuti. No, mi sembrava semplicissimo. No, è una cosa complessa, soprattutto se sei in Italia, è super complessa, ci sono grossi rischi, va gestita con intelligenza. Dipende da quello che fai e soprattutto dalla tua struttura, perché se sei da solo è una cosa. Se hai un gruppo di imprese, non ti voglio dire una multinazionale, ma un gruppo strutturato che fattura 10, 15, 20 milioni perlomeno, è diverso. Quindi ogni caso va visto a sé. Okay. È va possibile? Bene. Lo è. È possibile? Lo è. Ma magari facciamo una live comunque dedicata. Sono argomenti... Sì, sì, ne facciamo un'altra, parliamo di questo. Comunque sono cose di cui io sui miei canali ho parlato 200 milioni di volte, ma ne rifacciamo una dedicata perché insomma stiamo registrando da un'ora, poi secondo me diventa anche sì, troppo sì. Da no, no, da infatti. Okay. Poi vai a fare, però... diciamo andare a fare il surf. No, il surf non è che svengo, sono stanco morto, però quantomeno vado a prendere due contatti e poi sabato mi faccio un giro. Ma intanto sono arrivato domenica sera, sì, sono arrivato domenica sera, oggi è martedì? Non sono arrivato più in là di 100 metri dall'ingresso del palazzo, quindi vado a farmi un giro pure per ricordarmi com'è. Dato la quinta volta che ma vengo. Ma fino a quando stai lì, hai detto? A tutto maggio, perlomeno. Che vita. Perlomeno tutto. Ha ragione il marito, che vita che fai. Che vita, brutta. Che vita di merda, esatto. Ma esatto. Che... Vero, io ti saluto, dai, ti ringrazio, sei stata Luca. Gentilissima. Divertiti. A portare la tua esperienza. Ci aggiorniamo e ce ne facciamo un'altra lato tax, ok? Veronica Torace, no, lasciamo ma la facciamo i contratti, qui fotografa live, top. Quando vieni a Amsterdam, la facciamo vengo. Live. Ah, brava, brava, brava. Se riesco, giugno, luglio, vengo. Chiaramente lo stesso invito vale per voi. Mi vai. Saluti il marito. Yes, E ti abbraccio. Grazie, ciao, grazie Luca, ciao a tutti.